Sono Virgilio Colomo, sono l'architetto capogruppo del progetto vincitore della categoria urbanistica del premio Sostenibilità 2013. Il nostro progetto riguarda un parco in Sardegna, a Nuoro, un parco urbano, che ha una superficie di circa 15 ettari. Riguarda la valorizzazione di questo parco. È un parco che attualmente è in stato di abbandono. Il nome del progetto è Origini e Natura. Origini perché noi consideriamo questo parco il centro delle origini della città. Consideriamo questo parco anche la natura primigenia della città. In questo parco infatti è ancora sepolto un villaggio nuragico, mentre invece il nuraghe Tancamanna è situato al centro del parco, domina il parco dall'alto. Il nostro progetto intende valorizzare queste caratteristiche che sono già presenti nel parco, la caratteristica archeologica e la caratteristica naturalistica. Prevedendo poi una gestione futura del parco legata a questi due elementi che sono, secondo noi, gli elementi identitari della Sardegna contemporanea. Quindi origini e natura. Origini perché la civiltà nuragica ancora oggi è presente nell'identità sarda, 1500 anni di storia, di civiltà nuragica autoctona. Durati sino a 2000 anni fa, che però sono ancora presenti con i resti archeologici, con le tradizioni e con la cultura. E poi la natura che ancora oggi in Sardegna offre grandi spazi intatti. In questo parco noi vogliamo descrivere e farne un esempio per tutta l'isola, descrivendo quali sono gli spazi e i frammenti di cultura nuragica ancora presenti nella nostra società.